Amici di Mediagol, allora una sorpresa per voi, in questo momento in diretta abbiamo Moris Carruzieri, lo ricordate tutti, grandissimo Moris che oggi ha seguito la partita da una postazione privilegiata, perché lui era in curva nord superiore e ha seguito da vero tifoso del Palermo questa partita difficilissima. Quindi adesso che siamo tutti più rilassati, a salvezza acquisita, com'è stata questa esperienza? Bellissimo. Parlavo prima con i ragazzi, la prima volta che mi capita di andare in curva in uno stadio di Serie A, quindi ho avuto l'esperienza a 35 anni, è stata una cosa bellissima. Poi qui a Palermo ho dei ricordi stupendi, anche se purtroppo poi mi è capitato l'episodio mio, quindi però sono rimasto legato a tantissimi palermitani, ho tantissimi amici. E quindi, come domenica scorsa ho visto che il Palermo ha preso il punto a Firenze, ho detto domenica c'è la matematica salvezza e volevo viverla dal vivo con tutti i tifosi, con un po' di amici, dove sono andato a salutare sotto gli spogliatoi. È stata una domenica bellissima, stupenda, a parte gli ultimi 10 minuti che insomma sul 3-2 un po' di paura ci sta. Ci sono stati alcuni minuti in cui il Palermo era in Serie B. Lì cosa avete pensato? Ma no, io non ho mai pensato di Palermo in Serie B, perché oggi la squadra era troppo carica e si vedeva, quindi anche l'attimo del pareggio è stato subito la reazione, infatti dopo 5 minuti è stato il 2-1 immediato, quindi la squadra oggi ha fatto una grande partita, mi ha impressionato Maresca, stesso Sorrentino, Vasquez, quindi giocatori che penso in quest'anno sono stati fondamentali per la salvezza del Palermo. E diciamo che è proprio questi che tu hai citato, possiamo dire anche un po' un paradosso, perché sono stati i giocatori che all'inizio della stagione erano quasi stati messi alla porta dal presidente. Sì, infatti Maresca è stato un periodo fuori rosa, quindi però ecco, se oggi vai a vedere i tre che hanno fatto gol sono tutti e tre sul piede di partenza, Giardino, Maresca e Vasquez, quindi spero che il presidente, sicuramente lui rivedrà un po' la situazione. Secondo me uno come Girardino, vedendolo anche oggi durante il campionato, merita la riconferma. Queste sono cose che sceglierà il presidente insieme al suo direttore. Da uomo di calcio, questa partita, ma anche tutta la stagione del Palermo, ci sono delle note positive, tu che hai seguito sempre il Palermo? Cioè, per la prossima Serie A, da cosa si potrebbe ripartire? Ma questo giustamente sono domande da fare al presidente, vedere l'ambizione che ha lui. Io ricordo l'anno che c'ero io, nel 2009, eravamo una squadra fatta per i primi 5-6 posti da classifica, infatti siamo arrivati sesti. La squadra era la sempre squadra, con Cavani, Flaco, Niccoli, Simplicio, io, Bovo, Balzanetti, insomma una squadra forte. Il presidente deve decidere se fare un campionato con ragazzi giovani, qualche esperto per la salvezza tranquilla, oppure se vuole puntare alle prime 7-8 posizioni in classifica, quindi la squadra diciamo che può un po' rinforzare. Allora, nel frattempo ci sono tanti messaggi, tanti cuori che girano nel mio monitor. Un messaggio ai tifosi del Palermo che ti seguono sempre con grande affetto. Un messaggio che lo ripeto di nuovo, oggi è stato veramente quei 10 minuti di emozione che ho provato solo le soldi in Serie A, quindi sono contentissimo, li ringrazio veramente tantissimo. Intanto li rivedrò presto perché tornerò a Palermo. Insomma, se non so se l'avete capito, a Palermo sono lasciato un pezzo di cuore. Quindi abbiamo visto che su Facebook ogni tanto ti lasci andare. Sì, li lasciamo pure dichiarazioni pesanti, però purtroppo adesso mi hanno tolto da Facebook. Facebook mi ha eliminato. Ah, vabbè, però ti pronto a tornare magari con una pagina Moris Carruzieri ufficiale da cui poter parlare. Ultima domandina, alla fine della partita hai incontrato qualche giocatore del Palermo? Sì, no, sono andato giù di spogliatoio, sono andato in mister, giustamente abbiamo avuto, però un po' con Sorrentino, con gli altri Lazzari, altri ragazzi che giocavano con me, quindi, però era una festa, erano tutti contenti, insomma, è giusto che sia così. Grandissimo Moris, grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, un saluto a tutti i ragazzi di Mediagol.